Buongiorno telespettatori, eccoci in una nuova puntata del virus della conoscenza. Oggi avremo modo di parlare dell'epidemiologia e di quello che ne è il padre fondatore, Jon Snow. L'epidemiologia letteralmente significa studiare ciò che avviene sul popolo. Deriva infatti dalle parole greche epi, che significa sopra, demos, che significa popolo, e logos, che significa discorso studio. L'epidemiologia è la disciplina biomedica che, avvalendosi di calcoli statistici e di medicina preventiva e clinica, ma anche di demografia e sociologia, studia la distribuzione e la frequenza delle malattie e gli eventi di rilevanza sanitaria nella popolazione. Essa si interroga e cerca anche di arginare la trasmissione delle malattie infettive, usufruendo di grafici e mappe della distribuzione dei contagi, e analizza le cause, il discorso e le conseguenze delle malattie. Jon Snow è considerato il padre dell'epidemiologia. Nato a York il 15 marzo 1813, è stato un medico britannico considerato tra i pionieri dell'anestesia, dell'igiene e della stessa epidemiologia. È che scoprì l'origine dell'epidemia di colera scoppiata a Londra nel 1848. Mandiamo ora in onda un filmato riguardante Jon Snow e i suoi studi. È l'estate del 1848. Londra conta 2,5 milioni di abitanti ed è la capitale del più grande impero della storia. Dal gioiello dell'impero britannico, l'India, giunge in una seconda ondata al colera, che farà nel giro di un anno 52,000 vittime. Il medico anestesista Jon Snow studiò attentamente l'epidemia di colera ed elaborò una teoria contraria a quella che era l'ipotesi più diffusa per spiegare le cause della malattia, ovvero la presenza di miasmi. Buongiorno, io sono il medico Phil Jones e sono un grande sostenitore della teoria dei miasmi, ovvero le esalazioni malsane. L'epidemia di colera si è infatti per me scatenata in seguito alla presenza di questi miasmi, prodotti da materiale organico in decomposizione, da rifiuti, da sporcizia ed acque sporche. In certe condizioni atmosferiche essi si sprigionano nell'aria per poi essere inalate dalle persone insieme ai cattivi odori. Io sono il medico Jon Snow e non capisco perché, se la causa del colera sono davvero i miasmi, perché gli ammalati presentano problemi all'apparato digerente e non alle vie respiratorie? Penso dunque che vi sia un veleno invisibile che viene ingerito e che poi si può ritrovare all'interno delle feci. Nelle case più sovraffollate dei più poveri, dove le condizioni igieniche sono precarie, sarebbe dunque facile la trasmissione. La mia ipotesi per spiegare la diffusione così veloce del colera è che questo si trasmetta attraverso l'acqua di alcuni pozzi infettati dalle acque nere delle fogne. Jon Snow individua correttamente nell'acqua, la quale contaminata dalle fognature dove finiscono le evacuazioni dei malati, il veicolo di diffusione dell'epidemia. Egli aveva infatti notato che in una strada vi erano state vittime quasi solo nelle case di un lato, dove l'approvvigionamento dell'acqua è inquinato da una fogna aperta. Pubblica quindi le sue osservazioni, ma senza riuscire a convincere i colleghi. Nel 1852, una delle due ditte che riforniscono la zona sud di Londra, la Lambeth, sposta le proprie prese d'acqua fuori città, dove l'acqua è più pulita. L'altra, la Southwark & Vauxhall, continua a rifornirsi dal Tamigi a Battersea, dove scaricano varie fogne. Alcuni quartieri ricevono dunque acqua pulita, altri acqua contaminata. C'è però una zona abitata da 300,000 persone, che è servita da entrambe le società. Le condizioni di reddito, igieniche e atmosferiche sono identiche, l'unica differenza consiste nel diverso approvvigionamento idrico. Jon Snow continua le sue ricerche allo scoppiare di una nuova epidemia, quando il medico inizia a raccogliere dati visitando le case dove vi sono state delle morti, chiedendo unicamente la ditta che gli rifornisce dell'acqua. Dopo 6 settimane, il 26 agosto, smette le sue ricerche, dopo aver convinto l'anagrafe londinese a far continuare il lavoro ai propri ispettori. Appena 2 giorni dopo, anche il suo quartiere, Soho, viene colpito da una violenta ondata di colera. Snow ricomincia dunque le sue ricerche e, analizzando numerosi dati, crea una mappa dei contagi. Scopre dunque quello che pare essere il centro dell'epidemia, ovvero Broad Street, dove vi è una fontana dall'acqua molto apprezzata dagli abitanti del quartiere. Nell'acqua Snow nota inoltre piccoli fiocchi bianchi, che rappresentano per lui un segnale della contaminazione da liquami di una fognatura. La sua ipotesi viene inoltre avvalorata dal fatto che il colera non ha quasi colpito né il ricovero dei poveri, dotato di un proprio pozzo, e nel pub, dove si beve solo birra.
Jon Snow, convinto nella bontà dei suoi studi, convince la parrocchia di St. James a rimuovere la manovella della fontana, fermando così l'epidemia di Soho a circa 10 giorni e 500 morti dal primo caso. Nel frattempo arrivano i dati dalla zona sud di Londra e anch'essi confermano la teoria di Snow. Infatti, vi sono state ben 114 vittime ogni 100.000 abitanti nella zona rifornita da acqua contaminata. Nessuna vittima nella zona rifornita da acqua pulita. Nel gennaio del 1855, Jon Snow pubblica i suoi risultati, ma non viene di nuovo ascoltato. Alla sua morte, il 16 giugno 1857, sono ancora tutti convinti che il colera sia provocato dai miasmi. Solo negli anni successivi sorgeranno diversi dubbi su questa teoria. Infatti, Londra verrà colpita da un fetore pestilenziale, da cui non seguiranno però casi di colera. Al contrario, nel 1866 tornerà la malattia, ma senza la presenza di cattivi odori nell'aria. Bisognerà attendere ancora i primi anni del Novecento ed altre epidemie per vedere attribuiti a Jon Snow i meriti dell'aver identificato correttamente nell'acqua la causa della diffusione del colera. Abbiamo dunque potuto capire il grande traguardo conseguito da Jon Snow nel campo dell'epidemiologia, nonostante egli abbia un altro grande merito, l'aver introdotto il metodo scientifico di Galileo nella medicina, in quanto egli è arrivato alla sua conclusione solamente dopo un'attenta ricerca. Ha effettuato un'ipotesi, osservando e studiando il fenomeno, e ha raccolto dei dati verificando che essi sostenessero o meno la sua ipotesi. Per oggi è tutto, la puntata termina qui, alla prossima gentile telespettatrice.